posso dire che Buttarino, da quando si è fidanzato, non abbiamo più notizie di lui. Quindi non so, se voi lo vedete al campo fatecelo sapere, perché noi non lo vediamo più. Sono i fenomeni così, come Bottani, Cardi, che trovano l'amore, poi gli amici non li sentono più. No, spero di no, non l'ho ancora vista, non posso giudicare se come la ragazza di Cardi, lo auguro per lui perché mi sembra la ragazza di Cardi non è niente male. Per fortuna lui non twitta come i Cardi dell'Inter, però troppo di questa cosa. Sì, lui è più riservato, più furbo, però noi l'abbiamo beccato lo stesso perché ovviamente il suo atteggiamento è radicalmente cambiato, secondo me è in positivo, quindi complimenti anche alla sua fidanzata, continuate con questa storia d'amore e per un grande Bottani nel ritorno. No, molto più sorridente, ha più voglia, sembra che la pubalgia gli sta passando, sta facendo gli esercizi che gli diamo anche a casa, si vede che i primi effetti si vedono. Stamattina abbiamo fatto un allenamento duro e sta rispondendo bene a questi solleciti, per cui penso la ragazza gli faccia bene. Ma è diventato un ragazzo serio, quindi direi più che positivo questo fidanzamento. Adesso il Botta dovrà solo pensare a prepararsi atleticamente, visto le critiche anche che gli sono piovute. Diventerà un animale sulla parte alta, così non lo butta giù nessuno. E con l'amore della sua vita che gli ha dato serenità può diventare un giocatore vero importante. Ma non lo so che lui sta lavorando tantissimo in palestra, infatti il suo fisico è cambiato notevolmente in questi ultimi mesi, quindi probabilmente questi carichi che sta mettendo su lo tengono un attimino un po' legato, ma il suo fisico vi assicuro che è una potenza, i suoi compagni infatti in allenamento sono tutti un po' timorosi ultimamente. Potrebbe essere il Totti di Cornaredo. Totti di Cornaredo, sì, speriamo, glielo auguro. Lui è diciamo il figlio di Cornaredo, insieme ad altri ragazzi come Forzano ed altri che sono cresciuti qui. Può andare in Super League, come dice il presidente Renzi? Non lo so, ci sono tanti ragazzi che potrebbero andare, però per andare in Super League ci vuole altre cose. Lui le qualità ci sono, qualità importanti, però sa che senza lavorare sul proprio fisico e sul suo mentale difficilmente ci arriverà, per cui io mi auguro che in questi prossimi mesi che faccia questo salto ulteriore, poi sicuramente potrà ambire ad andare a giocare in Super League. Lui potrebbe andare, come dice il presidente Renzetti, in Super League. Sì, sicuramente sì, però Botte, l'unico consiglio che ho da darti è datti una svegliata. Il modo che mi dà più gusto, quindi è quello giusto.